Entra nel vivo la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo, dove si andrà a votare per il rinnovo del Consiglio Comunale domenica 26 maggio, ma prima di questa scadenza c'è la scadenza delle primarie del centrodestra. Il centrodestra di San Giovanni Rotondo non ha trovato la candidatura unitaria e pertanto ha deciso di scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie che si svolgeranno domenica 31 marzo presso l'Istituto Magistrale di San Giovanni Rotondo in Piazza Europa. Vi diremo anche come comportarvi per andare a votare per le primarie. Inizia oggi questo giro di consultazioni in vista del 31 marzo. Abbiamo i quattro candidati alle primarie del centrodestra. Ve li presento in ordine alfabetico. Nunzia Canistro, Direzione Italia. Mimmo Longo, Forza Italia. Usate il microfono, altrimenti non si sente nulla. Mauro Cappucci, Lega. Salve, buonasera. E Giuseppe Mangiacotti, Unione di Centro. Buonasera a tutti. Perfetto, abbiamo detto che inizieremo con l'ordine alfabetico. Nunzia Canistro, Direzione Italia. Anzi, voglio dirvi una cosa, perché tutti e quattro avevano iniziato l'avventura a Cascavilla, l'amministrazione che poi è caduta, erano tutti in maggioranza, tutti e quattro, è una curiosità, vedremo che cosa succederà, chiunque vincerà le primarie, poi vedremo che cosa succede in ambito centrodestra. Nunzia Canistro, come è nata l'idea di questa candidatura alle primarie? Innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori di TV Gargano, grazie per questo graditissimo invito. Io, prima ancora di spiegare le ragioni che mi hanno portato a scendere in campo e accettare appunto l'onere e l'onore che mi è stato conferito da un gruppo nutrito di amici di candidarmi alle primarie del centrodestra come candidato sindaco, voglio innanzitutto spendere due parole, perché doverose e perché me le sento davvero dal cuore, di ringraziare il nostro amico, il nostro sindaco Costanzo Cascavilla, per tutto il lavoro che ha fatto durante il suo mandato elettorale. È stato un grandissimo professionista che si è appunto dedicato e prestato alla politica, e quindi ritengo veramente doveroso un sentitissimo ringraziamento al suo lavoro. Bene, grazie Canistro. Mauro Cappucci, come è nata l'idea di candidarsi alle primarie? L'idea è nata per cercare di portare anche nella nostra città quello che è un modello che gli italiani stanno apprezzando tanto, che è il modello della Lega. Sono le priorità che porta avanti la Lega e soprattutto il fatto di ascoltare direttamente i cittadini come fa Matteo Salvini. Noi ci vogliamo porre sul nostro comune parlando effettivamente dei problemi della città, e quindi parliamo dei servizi della città. Vogliamo mettere all'attenzione le problematiche che servono per far funzionare i servizi alla cittadinanza e che sono le cose reali che la gente si aspetta. Bene, la tempistica è quella che volevo. Longo, anche a lei lo stesso tempo a disposizione per dirci come mai questa candidatura, anche se lei era forse l'unico che voleva le primarie all'inizio. Sì, allora la mia idea nasce già dal 2011, da prima del 2011. Io ho sempre voluto fortemente che si facessero le primarie, perché credo che sia lo strumento più idoneo per scegliere il candidato sindaco, il candidato che deve rappresentare poi la città. E mi auguro e mi auspico in questa circostanza che ci siano anche le primarie dall'altra parte, perché queste sono le primarie del centrodestra, fortemente volute da me e accettate dagli altri amici della coalizione, e mi auguro, ripeto, che le facciano anche al centrosinistra le primarie, così i candidati sindaci che verranno fuori saranno espressione della volontà popolare dettata dalle primarie stesse. Bene Longo, chiudiamo il giro di domande con Mangiacotti, Unione di Centro.
Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori e un cordiale saluto anche ai miei colleghi Nunzia Canisso, Mimmo Lonco e Mauro Cappucci. Spero che il clima di cordialità, di bontone che c'è qui stasera permanga anche dopo le primarie. Sarà sicuramente così. Chiunque vincerà questa competizione sarà il candidato sindaco del centrodestra, della nostra coalizione. Perché mi sono cimentato in questa avventura? Io penso di aver dato tanto a questo paese. Anch'io con tantissimi amici ho detto forse è arrivato l'ora di metterci in gioco. Voi sapete tutti che ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto per due volte il presidente del consiglio comunale, mi sono detto questa volta perché non provare a cimentarsi all'interno di questa competizione. Da parte degli amici è nata questa nutrita passione per la politica, è stata condivisa fortemente da un comitato elettorale che abbiamo composto qualche giorno fa e abbiamo detto cimentiamoci in questa avventura, come andrà andrà, poi ovviamente se non sarò io a vincere saranno i miei colleghi, saremo al fianco di loro per tutta la competizione. Bene, e questo lo vedremo in seguito. Torniamo a Nunzia Canisso, direzione Italia, in questi pochi giorni che ci separano dalla data delle primarie, domenica 31 marzo, come pensa di convincere il suo elettorato a votarla? Quali sono i temi principali che affronterà con la gente in questa settimana, in queste due settimane? Beh, innanzitutto io spero di essermi fatta un po' conoscere. In questi soli 2 anni e mezzo di amministrazione con Costanzo Cascavilla, credo e mi auguro che la gente mi abbia conosciuto e abbia visto qual è il mio modo di lavorare. Quindi al di là dei temi che andremo ovviamente a enunciare nei prossimi giorni e che poi non sono altro che quello che è il bene della nostra città, del nostro paese, ed è già quello che insieme all'amico Costanzo Cascavilla e alla giunta comunale abbiamo in questi 2 anni e mezzo portato avanti. Quindi sicuramente i temi importanti della città, e parlo appunto del completamento dell'iter del PUG, che ormai è una chimera che va avanti dal 1997. Quindi questo è il primo argomento che i cittadini che sono venuti nella mia stanza a trovarmi quando ero nella qualità di assessore e di vice sindaco prima, la maggior parte dei cittadini non venivano altro che a chiedermi di poter essere riconosciuti i propri diritti, quindi il diritto a poter edificare senza avere difficoltà nell'ottenere le concessioni, perché ancora ecco con un PUG che non ha completato l'iter, nonostante poi i lavori della quarta commissione fossero già completati da oltre un anno. E penso ovviamente a tutte le questioni legate poi ecco al mondo delle donne, quindi penso alla sicurezza in generale, perché io come tantissime donne che hanno la voglia e la possibilità di potersi muovere, di potersi girare, chiediamo sicuramente molta più sicurezza nel nostro centro, soprattutto ecco nelle ore che quelle invernali, perché San Giovanni Rotondo poi è un paese in montagna dove arriva presto l'inverno, dico io, ed è per questo che mi auguro che insomma di riuscire a dare quella sicurezza che ai giovani, alle giovani donne e quindi anche a me stessa si possa insomma poter muovere, e penso soprattutto poi ai tanti giovani che chiedono ancora tantissimi spazi culturali e inclusivi dove potersi incontrare invece di stare nelle stradine a chiacchierare tra di loro e a sentirsi anche un attimo ghettizzati, e penso a quante vie ancora del nostro centro che non sono illuminate adeguatamente. Penso ovviamente anche all'importantissimo tema che ormai, come si dice, ci trasciniamo da quasi un decennio relativo all'allagamento della parte bassa del nostro paese, quindi sono tutte quelle opere. Al tempo stesso non posso e non devo assolutamente dimenticare, visto che insomma gli ultimi mesi del mandato da assessore li ho dedicati al centro storico, quindi all'importantissimo tema della rigenerazione urbana, e quindi penso a quello che potrà essere lo sviluppo, il nuovo sviluppo e la nuova vita che potrà avere il nostro centro storico attraverso proprio il finanziamento che abbiamo per fortuna portato a termine con
con la presentazione in Regione Puglia, prima della candidatura, poi dell'ottenimento del finanziamento di 2,5 milioni, e fino al 7 di gennaio siamo riusciti a consegnare in Regione Puglia tutti i progetti. Bene. E quindi a mandare avanti la parte autorizzativa. Bene così per il momento. Mauro Cappucci, Lega. La Lega non è che sta andando bene alle primarie del centrodestra in Puglia, ha perso a Foggia, ha perso a Bari, recentemente ha perso anche a Lecce. Lei non voleva queste primarie a San Giovanni Rotondo, però si è trovato a rispettare le decisioni evidentemente sia del direttivo provinciale che regionale. In tutti i modi, come si presenta a queste primarie, Cappucci? Speriamo che c'è un cambiamento a San Giovanni, però allora, la Lega si presenta con un programma chiaro. Noi vogliamo rimettere al centro il ruolo del Comune. Il Comune in questi anni, da un po' di anni, ha un po' stravolto il suo compito. Noi siamo convinti che il compito del Comune è quello di dare servizi alla città. Molte volte si è perso tempo, risorse e soprattutto anche risorse umane, gli uffici impiegati del Comune, per feste e festicciole. E si è messo da parte quelle che sono le esigenze della città. Abbiamo 15 milioni da spendere in opere pubbliche. In questi 15 milioni c'è la continuazione di quello che è il grosso problema della Fogna Bianca e la mitigazione. È stato realizzato il tunnel, adesso deve essere realizzata l'altra opera di 4 milioni e 9 e più un altro intervento di 1 milione e mezzo. 15 milioni di euro fermi lì perché si è perso tempo. Si è perso tempo e si è dedicata poco alla struttura comunale. Quindi, nonostante lui faceva parte dell'amministrazione Cascavilla, è molto critico nei confronti di molto critico nei confronti del sindaco Cascavilla, che non è stato capace di dare le risposte giuste, ma si è perso tempo e risorse io ho usato il termine storico feste e festicciole, che poi ha preso corpo anche in Consiglio Comunale. Quindi noi vogliamo riportare al centro le problematiche della città e il Comune si deve occupare di fare la parte del Comune, servizi alla città. Abbiamo 40 milioni di finanziamenti per l'edilizia scolastica che sono stati inseriti nel piano triennale di edilizia scolastica, di cui due interventi già inseriti nei 200 milioni finanziati dalla Regione, cioè il magistrale che viene completamente abbattuto e ricostruito per 4 milioni e 9 e la Danda Alighieri, la parte a nord, per 3 milioni e 300 mila euro. Gli altri stanno già in buona in gradatoria, in buona posizione, perché ci sarà il governo adesso che metterà altri soldi sull'edilizia scolastica e il Comune deve mettere in campo tutte le risorse per fare le opere e dare i servizi alla città, le opere importanti, le strade, le scuole e tutto quello che serve alla città. Non può perdere tempo per compiti che non fanno parte dell'attività comunale. Ebbene, abbiamo ascoltato anche Mauro Cappucci che in pratica ha chiamato in causa diverse volte l'ex sindaco Cascavilla che a quanto pare a queste primarie sosterrà Mangiacotti, almeno così Radio Politica ci sta facendo capire in queste ore. E sentiamo anche Mimmo Longo cosa ne pensa sul fatto che Cappucci ha criticato l'amministrazione da dove tutti e quattro voi provenite e poi ci deve dire anche quali sono le linee programmatiche in vista del 31 marzo per Forza Italia, quindi per la sua candidatura. Beh, sicuramente degli errori sono stati fatti e quello che ha evidenziato Mauro è difatti alcuni problemi ci sono stati in merito proprio alla direzione in cui si stava andando con l'amministrazione Cascavilla. Però posso anche dire che è vero che si fanno degli errori, ma è altrettanto vero che sono stati recuperati una serie di risorse grazie anche all'abilità di Costanzo Cascavilla nel riuscire a reperire fondi regionali ed europei. Noi dobbiamo farne forza per quello che è successo in passato, dobbiamo proprio partire da questo, cioè quelli che sono stati gli errori del passato non devono essere poi gli errori del futuro. E qui parte la mia idea di programma. I miei colleghi hanno parlato delle grandi opere, delle opere che si faranno nei prossimi anni,
diciamo le opere che si fanno nelle opere triennali e poi nella programmazione di tutto un mandato di un sindaco. Io invece punto molto l'attenzione, io e il mio partito Forza Italia puntiamo molto l'attenzione su quello che dobbiamo fare nei primi 100 giorni, su quello che va fatto nei primi 100 giorni, perché attenzione, molte richieste dei cittadini, io vivo molto la vita comunale e non è basata sulle grandi opere, è vero c'è da fare la Fogna Bianca e ci sono già in iter una serie di progetti, una serie di cose da fare, ma io dico e puntualizzo molto su questo, io non posso più vedere Corso Umberto primo che non è più un'area pedonale, non posso più vedere il centro storico abbandonato in questo modo, non posso più vedere Corso Regina Margherita in quella situazione, non posso più vedere cani nelle aiuole che fanno la cacca e che nessuno la raccoglie, non posso più vedere che ci sia un volantinaggio selvaggio nella zona Cappuccini, non posso più vedere navette nella zona Cappuccini, non posso più vedere la situazione che abbiamo reso a San Giovanni Rotondo, perché attenzione, San Giovanni Rotondo non ha bisogno di grandissime cose in questo momento, fermo restando tutti quei progetti che hanno già detto i miei colleghi. Il problema di San Giovanni Rotondo è l'ordinarietà. Noi non siamo stati in grado, e qui abbiamo una pecca grossa, di aprire un bagno pubblico per gli anziani, per le persone che vengono a visitare San Giovanni. Noi non siamo in grado, e questo lo dobbiamo fare nei primi 100 giorni, a prescindere se vinga io o vingano gli altri competitor. La cosa importante è realizzare quelle piccole opere che richiedono. Noi non possiamo permetterci di continuare a non far venire i pellegrini nel centro storico, noi dobbiamo fare in modo che il centro storico venga rigenerato veramente, vengano aperte delle piccole attività nel centro storico, vengano portati i pellegrini qua, molti pellegrini non sanno neanche l'esistenza del centro storico. E poi, ripeto, io non posso, io denuncerò le persone che faranno volantinaggio zona Cappuccini, denuncerò le persone che ledono l'immagine alla città di San Giovanni Rotondo, perché non è più possibile sopportare questo tipo di situazione. Per questo io credo che le cose importanti da fare non sono quelle opere grandissime, che sono sicuramente importanti, no, termino, le cose importanti da fare è i primi 100 giorni, bisogna dare una svolta alla città e mantenere gli impegni presi, qualora gli impegni non si mantengono bisogna andare a casa perché non c'è più tempo da perdere. Va bene, Longo, Forza Italia, chiudiamo anche questo secondo giro di domande con Giuseppe Mangiacotti, gli ambienti politici di San Giovanni Rotondo la danno favorito a queste primarie, ma dicono anche che lei potrebbe essere un infiltrato nel centrodestra, perché la vedono più un uomo di centrosinistra. Ci Bene. Spiega queste due cose che stiamo sentendo in questi giorni a San Giovanni Rotondo e poi anche a lei ovviamente allora, io la possibilità di raccontarci le linee programmatiche. Da una considerazione che ha fatto lei in apertura, cioè come mai voi amministravate e oggi vi ritrovate tutti e quattro qui in campagna elettorale per le primarie per un nuovo governo. Criticando anche la stessa amministrazione, Perfetto. Almeno qualcuno no, di No, io non voi. La critico, perché no, io dico che chi ha sbagliato questa sera non è qui. Chi ha mandato a casa, ovviamente, sono elementi di maggioranza, ma per fortuna non sono qui e non parteciperanno, viva Dio, alla nostra competizione, quindi non sono nella nostra diciamo coalizione di centrodestra. Il fatto che mi diano per vinto, io dico sempre, a San Giovanni si dice in gergo la processione si vede quando ritorna, alla fine no quando esce, perché io so che lavorano bene anche i miei colleghi. Mimmo ha iniziato la campagna prima ancora che si decidesse di fare le primarie, Mauro Cappucci lo sta facendo altrettanto e anche la collega Nunzia Canistro. Volevo fare anch'io delle considerazioni, è vero, noi con Costanzo Cascavilla proprio oggi abbiamo sottoscritto un accordo in cui loro sosterranno me e avremo due o tre candidati del loro gruppo che staranno nella nostra coalizione. In merito a quello che lei diceva sul discorso che io sarei un infiltrato, beh, qualcuno ha la mente molto corta, dovrebbe ricordare innanzitutto che io fui eletto nel 2016 nell'UDC alle provinciali, ho fatto il mio mandato, sono stato rieletto il 3 di febbraio, ahimè qualcuno poteva pensarci prima a mandare a casa questa amministrazione, mi ho fatto una magra figura, non teniamo più un consigliere provinciale, mi giocavo anche un ruolo importante grazie a questa mia rielezione, così non è stato. Per quanto riguarda il discorso ancora di essere un infiltrato, non lo sono, perché qualcuno dovrebbe ricordare, i due miei colleghi lo sanno benissimo perché io con loro parlai nel 2012, io ero consigliere di opposizione, quando allora ci fu l'amministrazione Pompilio che non navigava in buone acque, anche lei ebbe tantissime crisi amministrative, diverse giunte furono cambiate, l'unica persona che ebbe un senso di responsabilità fu Giuseppe Mangiacotti, che decise, pur essendo del PD, di
sostenere quell'amministrazione ed evitare che qualunque altro commissario venisse a prendere il posto di un sindaco a San Giovanni di Rotondo. Lei si sente a tutti gli effetti del centro-destra oggi? Io ho fatto una scelta. Quando il PD vennero le alte cariche dappertutto a chiedermi come mai io dovevo mettere la firma, mi quasi obbligarono, io dissi io devo fare una scelta mia. Oggi mi sento di appartenere, perché vedete, si parla ancora di centrodestra e centrosinistra. Io oggi sono in questa coalizione e sto bene, perché io dico sempre che con i colleghi qui ho avuto anche qualche screzio, però abbiamo lavorato bene. Costanzo Cascavilla, ottimo professionista, culturalmente preparato, bravissima persona, forse gli è mancato un requisito di essere poco politico. Lui non era avvezzo alla politica, è la prima sua esperienza, mentre qui c'è gente che ha fatto della politica veramente il suo pane quotidiano. Pertanto, le linee programmatiche per vincere le primarie. Sì, allora io sono più vicino a quello che dice Mimmo Longo. Io non voglio qui decantare sempre, non serve un programma di 20-30 pagine, serve noi, e io questo sto facendo, ho costituito i comitati di quartieri, i comitati di periferia. Noi alcuni anni or sono giravamo i quartieri, chiedevamo al popolo le esigenze primarie, quali sono? Le strade, il verde, la sicurezza, la pubblica illuminazione, è questo che la gente ha bisogno. Poi la gente, i 17.000 che vengono a votare, a questi poco interessa il discorso, voglio dire, del PUG, del PAI e altre cose, interessa vivere la città, vivere, cioè noi dobbiamo dismettere questo modo di fare politica da un punto di vista più tecnicismo e di essere più vicino al popolo, ai cittadini, quindi chiedere le esigenze e soddisfare le esigenze dei cittadini. Bene, Giuseppe Mangiacotti, Unione di Centro, ultimo giro di domande, ricominciamo da Nunzia Canistro, Direzione Italia. Direzione Italia è il partito che fa capo all'Unione, onorevole Raffaele Fitto. Una precisazione, c'è anche Fratelli d'Italia, ecco. Con eh sì, sì, Direzione Italia, infatti Direzione Italia e Fratelli d'Italia, perfetto, che stanno affrontando la competizione per le prossime europee. Insieme. Così come, se non sbaglio, Forza Italia con l'UDC, quindi ecco perché Mangiacotti e Longo vanno d'accordo. E poi c'è la Lega che viaggia sulle ali dell'entusiasmo del fenomeno Salvini. Non abbiamo bisogno di alleanze, anche perché la percentuale è sempre in crescita dai sondaggi ultimi che vediamo sia sui giornali che in televisione. Nunzia Canistro, chiunque vincerà le primarie, lei, voi di Direzione Italia, Fratelli d'Italia, appoggerete il candidato sindaco appunto che vincerà le primarie? Chi mi conosce innanzitutto credo che sappia della mia correttezza e della mia lealtà, quindi gli impegni politici, gli impegni soprattutto istituzionali ovviamente si mantengono, altrimenti saremmo qui a fare, come si dice, forse una macchietta napoletana. È ovvio che ognuno di noi ha un modo diverso di approcciare alla politica, un modo diverso di mettersi in mezzo alla gente, e quindi ognuno di noi ha anche degli obiettivi che vuole perseguire, non per se stessi, ma soprattutto e solo esclusivamente per il popolo. Quindi è un modo diverso di fare politica. Io ci tengo un attimino a precisare e a puntualizzare che quello che conta per quanto mi riguarda, questo impegno, lo sto facendo esclusivamente per la città. Certamente la lealtà e la correttezza sono alla base di qualsiasi competizione, ma come lo è chi fa sport, come lo è chi lavora in gruppo, in team. È ovvio che quando si parte insieme e si arriva insieme. Se ovviamente non ci saranno motivi o alcun elemento che possa poi far venire meno la fiducia, ma questo mi sembra che accade tra marito e moglie, quindi non devo sicuramente io, come si dice, dettare leggi. Quindi, salvo cataclismi, Nunzia Canistro appoggerà, sosterrà chiunque vincerà le primarie. Perfetto, grazie. Mauro Cappucci, anche lei è su questa linea, anche se dovesse vincere le primarie Giuseppe Mangiacotti, che è sostenuto da Cascavilla, che lei ha contestato, lei che fa? Lo sosterrà? Cascavilla l'abbiamo contestato nelle sedi opportune, in maggioranza, nelle riunioni di maggioranza, in consiglio comunale, con comunicati che noi abbiamo sempre detto a voce alta quelle che erano le cose che non andavano, e poi erano le malattie di quella amministrazione che hanno portato alla morte a Cascavilla. Perfetto, quindi oggi siete, siamo tutti stati d'accordo, dei buoni medici. Sulla correttezza della Lega penso che non sono io proprio che devo dare delle spiegazioni, ma è la storia che le dà.
Per quanto riguarda noi, noi nella buona e nella cattiva sorte, è il nostro motto. Io ho fatto il consigliere comunale per 6 anni, sempre nel centrodestra, per 6 volte, per 6 legislature, grazie Mimmo che mi hai corretto, per 6 legislature, sempre dalla stessa parte, 3 anni all'opposizione e 3 anni in maggioranza. Quindi a noi questo patto non bisogna chiederlo, è scritto nel nostro DNA. Penso la stessa cosa anche per Mimmo Longo. Sì, io voglio dire però una cosa. Allora, fermo restando che non disattendo assolutamente gli impegni presi, e per questo chiunque vincerà tra di noi le elezioni e le primarie sarà il mio candidato sindaco, per questo su questo non si discute, il mio è quello di Forza Italia. Però vorrei dire una cosa, io vorrei puntualizzare molto che gli accordi, molte volte le amministrazioni, lasciamelo dire giusto 30 secondi questo fatto, si rompono per quello che succede dopo. Cioè nel momento in cui viene eletto il sindaco, e molte volte il sindaco è una figura nuova, cosa succede? Poi si va lì e si va a iniziare a lavorare sulla situazione di chi deve fare il vice sindaco, chi deve fare il presidente del consiglio, eccetera, eccetera. Se questo si fa prima, cioè tutti gli accordi si fanno prima, secondo il mio punto di vista basta andare in chiunque il sindaco, non è più importante, perché la figura di sindaco, vabbè, se lo sono io è meglio. Ma oggi però, esiste questo accordo, c'è questo accordo patto? Ancora non c'è, però io lo voglio proporre agli alleati, perché secondo me se noi facciamo questo accordo prima, cioè di rivestire, di darci già delle linee guida per poi andare a rivestire dei ruoli, secondo me questo porterebbe domani ad andare a Palazzo San Francesco ad occupare ognuno il proprio posto, in modo che si inizi a lavorare dal giorno dopo, e soprattutto bene, non dobbiamo litigare dopo, perché quindi dopo si va a litigare. La proposta di Mimmo è quella di chiudere un accordo prima del 31 a marzo, da chi poi sarà il candidato d'accordo a firmare questo accordo, Nunzia Canistodo? Sì, io, sì, poi io veramente non sono per la spartizione prima né dopo, perché distribuire a priori, io non sono assolutamente fatta, non per quanto mi riguarda, è ovvio che rappresento un partito e quindi qualsiasi decisione sarà poi presa e condivisa con tutto il gruppo che mi sostiene, però certamente non condivido assolutamente l'accordo di sottoscrivere prima spartizioni di vice sindaco, di assessori, perché poi questi sono i motivi per i quali veramente si arriva a litigare nelle amministrazioni, e non importa quello appunto che si sottoscrive prima, perché tanto le sottoscrizioni comunque alla fine vengono rimangiate quando non si ha a che fare con gli uomini di parola. Va bene Canistro, ma lo Cappucci lei lo firma questo accordo prima del 31? Il problema è tecnico, non si può firmare un accordo non sapendo che cosa poi esce dalla tornata elettorale, decidono i cittadini. Se oggi firmiamo un accordo e alla Lega diamo il vice sindaco e il presidente del consiglio, la Lega non prende nemmeno un consigliere, non può mantenere quell'amministrazione. Se invece la Lega ne prende 5, vuole il vice sindaco, l'assessore, il presidente del consiglio e tutto quello che ci sta, perché rappresenta un numero elevato. Quindi questo discorso va fatto nel momento in cui si sottoscrive un programma e si presenta la squadra di programma, perché bisogna vedere pesi e contrappesi per far funzionare la macchina comune. 20 secondi Longo, 20 secondi. Non mi riferivo a stabilire oggi quali sono le spartizioni, il mio obiettivo è un altro, è quello di stabilire le regole oggi. Il partito più suffragato, dopo il partito che avrà il sindaco, avrà un determinato impegno. Questo voglio dire, non mi riferisco al fatto che è normale che se un partito non esprime consiglieri comunali non avrà diritto ad avere componenti in giunta. Va bene, concludiamo con Mangiacotti. Lei è d'accordo poi a sostenere chiunque vinca le primarie? Assolutamente sì, per me, ho detto ai colleghi che da oggi sono in competizione per vincere queste amministrative, e quindi chiunque vincerà questa competizione sarà il candidato sindaco, e lavoreremo poi insieme al candidato sindaco per il programma, perché oggi parlare di accordi è prematuro, noi dobbiamo ancora fare le primarie, dobbiamo convincere tanta gente ad andare a votare, perché c'è disaffezione della politica, la gente è stanca, non vuole venire a votare, questo è il paese dei 2 anni, ogni 2 anni cade un'amministrazione. Abbiamo anche scherzato al dottor Antonio Ingolingo di dire la nominiamo prefetto a vita su San Giovanni Rotondo, così evitiamo ogni volta dispendio economico, di energia e quant'altro, la gente non vuole più capire di venire a votare, noi dobbiamo
riconvincere la gente che si può fare la buona politica, perché ripeto, il concetto fondamentale è questo: non dobbiamo stare qui a beccarci l'uno con l'altro. Chi ha mandato a casa l'amministrazione Cascavilla era la stessa maggioranza, erano dei consiglieri che addirittura facevano parte della lista Cascavilla. È paradossale che due consiglieri eletti nella lista di Cascavilla poi passano alla maggioranza e un altro consigliere nella maggioranza decide il giorno di San Valentino di mandare a casa questa amministrazione. Io stesso mi sono sostituito spesso, i colleghi lo sanno, al ruolo del sindaco, ho cercato di mediare e c'ero quasi riuscito, più di una volta ci sono riuscito, stavolta non ci credevo, pensavo anche di avercela fatta, purtroppo non è stato così. E tanta gente che adesso ha sottoscritto quel documento di scioglimento del Consiglio si sta mangiando le mani, perché dice: ahimè, cosa ho fatto? Perché non hanno nemmeno le liste pronte. Qualcuno pensava di essere chissà cosa, invece forse oggi non si candida nemmeno, quindi è stato prematuro. Ma chi ha fatto del male alla città è la stessa politica, è la stessa maggioranza. Quindi qui oggi non c'è quella parte che ha mandato a casa Cascavilla, e questo è quanto. Perfetto, siete stati molto precisi oltre che puntuali. Io ringrazio Nunzia Canistro, Direzione Italia Fratelli d'Italia, Mimmo Longo Forza Italia, Mauro Cappucci Lega e Giuseppe Mangiacotti UDC. Vi voglio ricordare, sì, al microfono. Volevo soltanto, ho saputo, sono appena rientrata per motivi di lavoro da Napoli, ho appena saputo la bruttissima notizia che è venuto a mancare un giovane del nostro territorio, un ragazzo appunto di soli 23 anni, figlio tra l'altro di amici, e ha avuto è stato un colpo ritornare a San Giovanni e avere questa bruttissima immagino notizia. Ci stringiamo quindi tutti attorno al dolore della famiglia di questo povero ragazzo. Un abbraccio alla famiglia. Perfetto, Nunzia Canistro, grazie a Mimmo Longo, a Mauro Cattucci, a Giuseppe Mangiacotti, in bocca grazie al lupo. Vi volevo ricordare che si vota il 31 marzo, domenica 31 marzo dalle 9 alle 21 presso l'Istituto Magistrale in Piazza Europa, serve solo un documento di riconoscimento e non ci vogliono nemmeno i soldi. Auguri a tutti e quattro, che vinca il migliore. Grazie ancora a voi che ci avete ascoltato anche questa settimana.